Di Scambia Amore, sede legale dell'associazione che è nata nel 2007 e come ogni anno noi premiamo un'eccellenza. E in effetti mi fa piacere che dopo una parentesi dedicata al campo dello spettacolo con la premiazione di Sebastiano Summa, siamo tornati quindi a premiare una sportiva. Lo abbiamo fatto anche nella stagione 2017, nella quale in realtà le eccellenze premiate furono numerose, in quell'occasione tutte donne, e sono contento che qui abbiamo quindi qui anche una di queste che premierà insieme a un altro personaggio molto molto importante di Castellammare l'eccellenza che abbiamo scelto. E quindi dicevo, siamo tornati a premiare una sportiva. Una volta tanto mettiamo un po' in disparte il calcio, noi lo amiamo tanto, noi che ne parliamo tanto. Bisogna mettere un po' in disparte, perché sì, l'assurdo adesso si vede il calcio in Italia, lo sport, sì, lo sport è per tanto offline, di connessione. In effetti avete sentito, qui abbiamo un altro nostro iscritto, un'altra personalità importante di Castellammare. Voglio solo ricordare che alla marcia contro la criminalità organizzata erano presenti pochi. Scambia Amore c'era comunque, Scambia Amore c'era. Però è anche una realtà che piace tanto anche a persone non di Castellammare, perché come sapete, ne stiamo parlando in queste ore tantissimo, un attore famoso come Christian De Sica ha detto che lui, l'ha detto proprio, non è una bufala, vuole vivere a Castellammare. Quindi c'è la rossa intervista. Era il sogno del padre. Potete vederla su Vivicenza. Quindi lo Scambia Amore, ma oltre anche gli stabilisti, prende un po' tutti quanti. Quindi noi come associazione, noi a questo ci vogliamo ispirare, vogliamo che Castellammare di Stabia sia seguita in senso positivo, si diffonda anche questa stabiesità, perché la stabiesità è un valore importante, perché ci sono eccellenze, ci sono nello sport ma anche nell'arte, nella cultura, nello spettacolo. Veramente Castellammare è una città piena di risorse naturali che la natura, il buon Dio ci ha donato, ma anche risorse umane. E di queste risorse umane noi parliamo. Io sono contento che da un punto di vista culturale ci parlerà anche di questo aspetto importante, anche della femminilità, che è secondo me un valore aggiunto. Quindi la preside Cinzia Doricco ci parlerà di questo nel premiare la nostra eccellenza, Angela Procida, che vado adesso a citare. Ma sono contento che dal punto di vista sportivo ne parli e la prendi un grande mito di Castellammare dal punto di vista sportivo, perché Peppino Di Capo veramente ha dato tanto applauso. Lo riconoscono tutti, però io voglio ricordare un altro successo che mi pare che era in Corea, che è avvenuto, era agosto 2013. E lì, oltre alla sua bravura, che ancora continua in questa età proprio a accompagnare le sportive, poi ce ne racconterà delle Paralimpiadi, ma lui ha mostrato in quell'occasione anche una grande umanità. In quell'occasione io ho sentito Peppiniello vicino anche a Scambia Amore, non solo a Castellammare. Lui ha dedicato quella vittoria a un iscritto di Scambia Amore, a mio cugino Ulisse Chilico, facendo un grande gesto di umanità come solo la gente di Castellammare sa fare. Ringrazio Gianfranco per le belle parole che ha speso nei miei riguardi, ma quest'oggi, diciamo, il fulcro di questa serata deve essere per forza Angela Procida, perché è una ragazza di 18 anni che ha già ottenuto diversi titoli nel silenzio un po' di Castellammare di Stabia, e forse anche questo è l'aspetto del silenzio colpevole della città, ma non colpevole di Scambia Amore, che appunto riesce a centrare un po' tutti gli obiettivi, tutti questi personaggi che vivono nell'ombra, però lavorano, sudano, ottengono risultati importanti e portano in alto il nome di Castellammare di Stabia, e questo per noi è motivo d'orgoglio. Parlavo di Peppiniello Di Capo, che è uno che ha dato davvero importanza insieme ai Fratelli Abbagnati in passato, però poi continua la sua opera. Lì in quel caso ovviamente c'erano tante televisioni che parlavano di lui, e in questo caso invece non è giusto che Angela Procida venga così dimenticata, e sappiamo che sarebbe morto. Grazie a Gianfranco, grazie a tutti quanti noi. Però vogliamo fare una piccola... Io mi hanno ricordata. Sì.
E infatti io volevo ringraziare Maria Mosca per aver preparato una piccola scheda su Angela Procida, così un po' mettiamo su agio qui tra di noi. Leggo un po' alcune informazioni proprio di, sulla tua vita. Angela Procida studia ancora, deve ancora prendersi la licenza liceale a Severi di Castellammare di Stabia, è un peccato non averla. Ce ne faccio una ragione. Io dico perché anche io sono dello Struzzo, quindi sarebbe stato bella vita. Però abbiamo Luigi Angelotti, che dopo parleremo con lui, con il peccato della carriera di Luigi, che futura, un altro stabilese che sta facendo grossi risultati su tre. Angela è una ragazza, come vedete, tranquilla, simpatica, intraprendente. Poi, come diceva Gianfranco, la forza e la carica delle donne, che non hanno gli uomini, diciamo, io sono uomo, quindi posso dirlo tranquillamente senza fare nessuna sfrenata. E campionessa, abbiamo detto, di nuoto paraolimpico, frequenta purtroppo una piscina che non è a Castellammare, perché Castellammare è carente, non solo per quanto riguarda le strutture calcistiche, noi parliamo di calcio, in Italia si parla sempre di calcio, ma anche quelle non ci sono, si fa sempre tutto perché si vuole fare. Va a Portici, giusto? Tutti i giorni. Aspettando l'assessore, l'abbiamo invitato, il vice sindaco e l'assessore dello sport. Noi la prossima l'aspettiamo a braccia aperte. E come all'età di 14 anni si fa subito notare per la sua bravura e quindi ora è una giovane promessa della nazionale italiana ed eccellenza nella squadra di nuotatori campani di Portici, come dicevamo, dove, pensate bene, per 4 volte alla settimana da Castellammare parte, va a Portici e più studia, per dire la forza di questa ragazza. Risultati sportivi, possiamo dire, raccontiamo i suoi record e le sue vittorie. Già dalle prime gare del 2015 firma il suo primo record italiano assoluto nei 50 d'urso e stabilisce due ottime prestazioni nel 50 stile e 50 rana, ottenendo la qualificazione per le Paralimpiadi di Rio 2016, no. Giusto? Sì, però purtroppo ero dodicesima su 10 ragazze che potevano andare non ci sono andate, però devo dire che... Però era un po' di riserva. Certamente, perché alla fine avevo comunque 16 anni. E quindi era già una soddisfazione essersi qualificata per la Paralimpiadi. Certo, non è cosa da poco. Comunque mi allenavo molto meglio rispetto ad ora, quindi non era nemmeno giusto andare al posto di chi magari si allenava tutti i giorni. Ecco la correttezza di Angela, dice anche questo. Nel 2017 i nomi giovanili di Genova registrano l'argento nei 50 rana, due record assoluti in vasca corta, 50 stile e 500 stile. E si conferma l'atleta più promettente della sua categoria. Nel 2018, nelle World Series di Lignano, ottiene ancora una medaglia d'argento nei 50 rana e conquista il podio anche nei 50 d'orsi, posizionandosi tra le prime tre atlete a livello europeo, quindi non solo italiano. Esattamente 20 giorni fa... ci sono delle imperfezioni. Vabbè, scherzo. Esattamente 20 giorni fa ha partecipato ai campionati assoluti in vasca corta a Loano, giusto a Genova, portando a casa 3 ori, non uno, 3, e registrato ben 2 nuovi record italiani. E questa è la diciamo. Sono domande tranquille, semplici. No, infatti, dietro la vista già è da, diciamo, togliersi il cappello, da mangiarti, però è che volevo chiederti come mai hai scelto il nuoto come sport, che cosa ti dà questa possibilità, il nuoto come sensazione, come, diciamo, 4 giorni vai a Portici, è un sacrificio, potrebbe essere considerato un sacrificio, però se la cosa ti piace la riesci a fare tranquillamente. Allora, diciamo che ho scelto il nuoto grazie ad un consiglio che mi è stato dato da varie persone. Sì. Quindi la mia carriera sportiva è iniziata per caso, però comunque iniziando a praticare questo sport ho iniziato a capire che comunque era fatto per me, perché comunque mi permetteva di sentirmi a mio agio, sentirmi libera. Comunque quando io nuoto abbandono la mia carrozzina, quindi sono io e l'acqua, nient'altro. E anche perché comunque fin da piccolina ero attratta dall'acqua, al mare, e quindi già era una cosa che mi faceva stare bene già precedentemente. Tanto che poi iniziando a praticare questo sport, iniziando comunque a
a fare gare, a iniziare la mia carriera agonistica, ho capito che magari anche la competizione è fatta per me, perché mi piace competere. Scatta quella bolla, sì. Devo essere la migliore, devo pigeggiare. Il carattere ambiente proprio fa parte di me, ma non il sentirsi magari la migliore, ma voler dimostrare che tutti i sacrifici che fai ogni giorno, perché comunque sono sacrifici unire lo sport allo studio, perché magari non tutti i professori, non tutti gli insegnanti riescono a capire che lo sport è importante, sì. Che c'è stato qualcuno che magari, qualche professore che è diventato un ostacolo, sì. Ma questo mi ha fatto anche capire che ne vale la pena allenarmi tutti i giorni, e andare da Castellammare a Portici 4 volte a settimana, perché uno per me è tanto. Ecco, abbiamo visto tanti risultati, no? Sono davvero, diciamo, ecco, da, ripeto, da atleta importante. Qual è quello che ti ha dato più soddisfazione? Quello che tu magari non ti aspettavi, hai detto, ma ci sono riuscita? Probabilmente non so rispondere a questa domanda, perché ogni anno mi ha portato, mi ha dato una gara importante. Per esempio, gli europei giovanili mi aspettavo una medaglia in qualsiasi altra gara, non di 50 rana, come lo stesso della World Series. In qualsiasi altra gara, ma non di 50 rana, perché 50 rana per me è sempre stato... ostico. Sì, c'è sempre stato un po' faticoso, c'è sempre stato un po' di asse per la mia rana. Non era la rivale che si fa. Sì, tuttora, non è che sia molto simpatica, però comunque... so che devo coltivarla, perché evidentemente mi dà risultati, quindi... E invece quali sono i tuoi obiettivi futuri, no? Per dire, ci voglio riuscire, ecco, abbiamo parlato prima di questo undicesimo posto delle Paralimpiadi del 2016, magari... Allora, quest'anno ci sono i mondiali, però purtroppo devo prima fare una classificazione internazionale, perché il nuoto paralimpico... Sì. È diviso in 10 categorie in base alla disabilità. S1 e S10, S1 la più grave, S10 la, diciamo, la meno grave, insomma. Sì. E quindi in base a dove mi classificano, o devi sapere. Sì. Se mi danno quello che mi tocca, perché giusto dire così, sì. Mi aspetto i mondiali, però non voglio dire niente, perché alla fine. Ok, ovviamente, diciamo, siamo scaramati su questo aspetto. Dai, cioè... mano al fondo, quindi non lo so. Ecco, parliamo, abbiamo detto 18 anni, stai ancora, diciamo, studiando, come l'approccio con lo studio? Come, ecco, parliamo del nudo, che è bello, ok, ho tirato ottimi risultati, però lo studio... Sì, ma dove è l'ascolto? Non chiudete gli orecchie, non chiudete le orecchie. Non chiudete l'ascolto, Sì, no, certo. Terzo e quarto anno, come una media del 7,5 non liceo scientifico, perché comunque non mettono come i punti chissà quanto alti. Il più bravo della classe. Il più bravo della classe esce con la media dell'8, quindi confrontandomi con il bravo della classe che non fa sport a livello professionale, esce con la media dell'8 al 7,5, diciamo che vado bene. Te la capi, ci sono ragazzi che non fanno nulla e comunque non ottengo questi risultati. Sì. Ma devo dire che studio perché lo, anche lo la materia preferita qual è? Matematica. Non fisica, ma matematica. Invece arrivando alla città, Castellammare, quindi noi abbiamo parlato, stabia pure per la città, pure per tutto, quindi anche chi è cittadino sapesse, che cosa è che ti piace invece della città? Ho sentito che siete Sica, era un sogno del padre, però secondo il mio parere una ventina d'anni fa, che è venuto qui a Castellammare, già sei innamorato di Castellammare. Allora, Castellammare è la mia città preferita. Io quando parlo con città preferita. Con gli stranieri... La più bella del mondo. Non sono d'accordo. Mi capita spesso di parlare con gente del nord, infatti io faccio queste gare, parlo con gente del nord. Io elogio particolarmente Castellammare, perché per me c'è tutto. Ma qualsiasi cosa ha tutto. Cose che nessun altro paese ha, anche quando vado magari all'estero e lo paragono. Anche Castellammare potrebbe essere importante. Potrebbe essere, dice, sei napoletano o stabilese? Io sono stabilese, io sono stabilese. Quante persone del nord alcune volte infatti mi prendono anche in giro, dice la stabilese, non è in giro.
Però io sono orgogliosa, ma come tutte le cose belle ha anche dei lati negativi. Ecco. Una cosa che, tra l'altro, un lato negativo, una cosa che ti fa male proprio vedere in Castellammare, vedere, si potrebbe eliminare questo aspetto, sarebbe davvero perfetto, un po' tutto. Alcune volte non è Castellammare, alcune volte sono gli stabili che sbagliano. È la loro indifferenza. Sono d'accordo con te. Nei confronti anche della loro città. Insomma, a volte questa differenza si riflette su tutto, sul fatto che non trattano bene la loro città, non trattano bene i loro concittadini, molto spesso non mi è mai capitato, cioè a Castellammare è raro che magari elogiano un loro talento, ma ad esempio si vede soltanto, mi è capitato che Stabia Amore ha deciso di premiarmi, però ho visto molte altre città che hanno deciso di premiare i propri atleti. Insomma, i propri talenti, non soltanto atleti. A Castellammare non mi è capitato e sinceramente questa non è colpa di Castellammare perché la città è bella così com'è. È colpa degli stabiesi che hanno questa differenza per tutto. E invece poi una cosa unica che ti rende orgogliosa di essere stato in Guarda? Non riesco a castigare. Sono troppe, perché a me piace proprio, veramente piace proprio. Per me non riuscirei mai ad immaginare un trasferimento in un'altra città perché mi mancherebbero troppe cose. È bella così come. Quando vado all'estero mi scusa. Ovviamente abbiamo parlato di premiazione, abbiamo parlato, diciamo che ti daremo ecco, un ricordo per questa serata, però chi a livello sportivo non poteva magari premiarsi meglio di Peppinino di Capua, tra l'altro vi unisce l'elemento dell'acqua, entrambi comunque avete a che fare con l'acqua. Quante volte è stato buttato in acqua? Allora io prima di iniziare questa preparazione volevo farti dire due parole su Angela, su quello che ha detto stasera, sia sulla città ma anche sulle due cose. Allora, buonasera, grazie per l'invito, anche l'onore premiare Angela. Sono state tutte cose importantissime, iniziamo dall'ultima, che è una cosa essenziale per Castellammare, che non è che esiste un'indifferenza a Castellammare, è proprio come i detti antichi, noi Castellammare, all'interno nostro, non ci vogliamo bene, sembra strano, però amiamo molto Castellammare, perché ti parlo di prima persona, che tanti anni che qualche successo abbiamo avuto, c'è stata una sola premiazione. Insomma, dopo le Olimpiadi dell'88, dopo vinto mondiale, il video di Los Angeles, cioè non di meravigliare Angela, è normale. E per fortuna che ci stanno queste associazioni, queste persone che si ricordano e hanno uno spirito sportivo oltre sportivo proprio un qualcosa che li accomuna allo sport e alla vita sociale, quella diciamo positiva che può essere detto così, e questa è una fortuna. Poi per quanto riguarda i risultati, non c'è bisogno di dire che sei sulla strada buona, perché ho avuto modo di conoscere l'Olimpiadi di molti tuoi diciamo avversari, va? Siamo stati assieme allenatori, no, atleti, abbiamo vinto assieme, ti piace assieme. E ti dico che dal 2013 che sono entrato nel mondo paralimpico, ti dico che è un mondo particolarissimo, molto bello, più sportivo di non modo dati, te lo dicevo che dopo più di 30 anni non modo dati sono entrato nel mondo paralimpico. Perché ci sta una cultura un po' diversa, una cultura diversa nel senso che vi amate di più, non sempre ma vi amate di più, anche se te lo dico perché vi accomuna molte cose a differenza dei, diciamo, questo termine non dotati. C'è maggior rispetto, quindi sì, sì, si vogliono bene. Si vogliono molto bene e si rispettano, quella è una cosa fondamentale, perché nella squadra paralimpica sia
maschile che femminile, e ho conosciuto che siamo andati a dormire tutta la squadra del nuoto, Zanardi, tutti questi cose, sì. Si sa che, diciamo, e poi altri, anche quella internazionale, che, anche con queste problematiche, ma sono persone eccezionali. Io mi sono innamorato per loro modo di vivere, per la loro semplicità, per il loro riso, per la loro allegria, è un qualcosa di bellissimo. Farmi conoscere che ci stanno, no, Angelo è sportivo e fa parte di una cosa. Voi che avete organizzato e giustamente avete preso un qualcosa di importante, scusate un momento, questo l'ho portato per Angela. Questo è proprio palo olimpico, siete un piede di perciò dico, è un qualcosa che non ti devi meravigliare di Castellammare. Se farei, mi auguro, grandissimi risultati, per fortuna che ci stanno, basta uno che dice, soltanto con la squadra è contento, devi essere soddisfatto, basta uno, non pensare tanto, pensa a noi, perché tu hai fatto tu, e solo tu il risultato di una medaglia, di una partecipazione, è soltanto tuo. E ti rimane a te per sempre. Anche tu mi hai detto il fatto delle gare, tu non lo dici perché sei ancora giovane, ma sicuramente la gara più importante è stata la prima, quando hai fatto il miglior risultato della prima gara, quando hai vinto la prima gara, quelle altre sono venute di conseguenza, però la più grande soddisfazione l'hai provata quando hai vinto la prima gara. Adesso vinceranno le vite, ma la prima gara rimarrà sempre e ti auguro questo di è stata a Napoli e là ha fatto proprio una regola a Napoli, è legato proprio vicino alla mia città, non proprio perché molti dicono che non vi i mondiali quello è l'altro settore. Posso chiederti a chi è dedicata la prima vittoria? Non ci dedica a nessuno. La prima persona che cerco dopo la gara è mamma. Adangelo Procida, eccellente nuotatrice del Coglio Stabiese, con il suo talento e meravigliosi traguardi raggiunti, ha saputo valorizzare la nostra Castellammare. Tu sogni, tu progetti, tu realizzi. È la frase di Michael e ti aggiungo una cosa io, se tu hai intrapreso questo tra lo scopo, prima cosa ha detto, la presa ha detto una cosa eccezionale, come fai ad andare male a scuola? E poi perché diventa per te, no? Già che vi apportici non è più un sacrificio, non è più. Cioè adesso è inutile che si dice sacrificio, quando dicono sacrificio non mi rispondere però, perché tutti vogliono sentire, non è sacrificio, quando è la cosa e non la fa con non c'è sacrificio, perciò vai anche per la scuola, nel momento in cui tu vai male a scuola, vai male a nuoto e fai tutte le cose, come tutti i tuoi. Quella vita giustamente non hanno colpa perché non hanno quella capacità di raggruppare il 100% di quello che vogliono fare. Ecco, noi ringraziamo quindi Peppino per queste parole. Grazie.
parte di Perfino è stato anche scelto non a caso, perché tu ti capo, non solo l'acqua unisce le due personaggi, però era giusto farla parlare Perfino in uno sport, fra l'altro, che sta vivendo un po' anche questo il calottaggio, qualche difficoltà, soprattutto a Castellammare, di trovare nuovi, diciamo, nuovi atleti che si avvicinano, perché non pensano al calcio dove lo stipendio, c'è cioè la bella vita, non si va a vedere, invece magari il calottaggio può dare grande soddisfazione. Ma il calottaggio, allora, noi partiamo dalla realtà. Ho avuto la fortuna di avere degli atleti che hanno fatto qualcosa di eccezionale. Tre atleti. Tanti, sì, cose diciamo è un po' difficile raggiungere dei risultati. Diciamo la fortuna è che ci stanno ancora ragazzi che tentano, ed è una cosa bella che già che tentano. Giustamente tenere a confronto quei risultati uno si può anche scoraggiare, però perché quelle sono quelle cose, ecco, si parte con i sacrifici, poi dopo non è più sacrificio, perché tu devi, hai l'obiettivo, e l'obiettivo da raggiungere non è più un sacrificio. Perciò lei adesso, giusto, hai detto anche un'altra cosa, il fatto delle qualificazioni, anche da noi, di calottaggio, anche da voi, lo so che si stanno qualificazioni per ogni. Anche a noi ci sta. Ogni categoria, e lei ha ragione a dire, dove mi classificano pure il calotta, ci stanno qui là i competenti, ci stanno tre gradi competenti. Io ho avuto anche atlete, proprio noi competenti, proprio Cinci dei Procaina, e i competenti, e loro, uno è venuto a un mondiale di Chungjung, sì. Non partecipo perché in Italia gli avevano detto che poteva, ma la classificazione internazionale gli diede il secondo grado, che lei vedeva giusto un po' di ombre, e non la fecero gareggiare in quella specialità. Cioè, ha ragione. Cioè, adesso, in base alla classificazione, perché sono medici di quella, perché ho partecipato pure a questo, sulle commissioni che decidono. Sulla commissione che ti vedono a alcune cose. Che c'è una disabilità, allora per esempio è alla gamba, è al braccio, come. Allora in base a questo. Ecco, però dicevo, calottaggio, dicevi tu, c'è qualcuno che si avvicina, uno noi l'abbiamo, io dico lo stesso, sì. Che è Luigi Lagellotto, sì, che è un ragazzo giovane che ha partecipato ai mondiali, sì, ha vinto. Quindi anche lui, diciamo, sta dando orgoglio a Castellammare. Però la differenza di Angela non è che va tanto bene. Diciamo le cose. Le cose che sono le cose. Volevo dire che oltre alle bellissime parole sul significato dello sport e su quello che può esserci, nel discorso con la preside, che noi abbiamo avuto il piacere di premere, lo dico prima, le antiche terme di Castellammare, fu una bellissima serata, era a fine ottobre ma sembrava quasi estate, insomma, una bellissima serata, premiamo queste eccellenze, tutte donne, quindi noi siamo contenti che c'è questa, il fatto che sia una donna, e quindi io penso che la preside può dare questo, fare anche questo discorso, perché logicamente può dirci anche, anche le difficoltà, anche per le donne di fare sport, e adesso anche quindi di poter dare il loro contributo nella società, quindi fa piacere che sia lei proprio a intervenire. Siamo due parole prima su Angela, su questa nostra Angela, serata. Che cosa devo, in effetti, non si può quello che più. Posso dire, no, posso dire una cosa, vabbè, Angela è una donna, se parto da Angela comincio a rispondere alla domanda che mi ha fatto già. E no, niente, voglio dire questo, avete parlato delle difficoltà anche di Castellammare eccetera, e delle difficoltà che magari ha incontrato all'inizio per il fatto che magari non avesse trovato una struttura qui a Castellammare, si dovesse spostare a Portici eccetera,
e lei è la dimostrazione che certe cose per conquistare o per raggiungere certi traguardi probabilmente è dovuto lavorare in doppio, quindi a volte le donne si trovano nella loro carriera a dover lavorare più degli uomini per dimostrare maggiormente quello che devono fare, perché magari si pensa che perché oltre sia un livello diverso rispetto a sia un livello diverso no ma non è perché ci si pensa assolutamente sì. Però c'è questa cosa di dover lavorare di più perché magari si pensa anche perché culturalmente devo pensare alla famiglia, ai figli eccetera eccetera, per cui se mi voglio affermare nel campo del lavoro devo fare quello e quello, quindi c'è uno sforzo in più sì, sicuramente e si lavora il doppio sì. Così come ha fatto Angela, che magari con l'impegno dello studio non l'ha tralasciato, ha dovuto lavorare il doppio, è quello che dico anche ai giovani atleti che abbiamo nella nostra scuola, anche a Vincenzo, voi atleti, perché ne ho diversi, alcuni che fanno calcio e tutto quanto, e, che devono impegnarsi il doppio degli altri ragazzi, perché lo sport è una disciplina, se non disciplinano loro i continui allenamenti servono a disciplinare il proprio corpo, il proprio fisico, a raggiungere sempre traguardi sempre più importanti, più avanti, eccetera. E così anche la scuola, bisogna impegnarsi di più senza mai tralasciarla, perché un atleta del genere doveva solo andare bene a scuola. Non gliel'avevo chiesto prima perché l'avevo dato per scontato, perché una che si prefigge certe cose che ha chiari e poi ottiene anche questi risultati, quindi sì, no, perché la stessa cosa da noi, ci sono stati atleti che si sono laureati in medicina, cioè hanno una carriera anche fuori dallo sport, anche fuori dallo sport. Perciò è un abbinamento abbastanza dove c'è conoscenza c'è il successo, capisci cosa voglio fare, perché riesci ad avere una visione molto più grande del mondo, e se hai una visione più grande di quello che tieni intorno hai anche la tua mission nel mondo sarà grande, sarà alta. Angela si è guardata intorno, ha cominciato a studiare, ha cominciato a vedere, quando si è affacciata nel mondo della scuola ha cominciato a capire quale poteva essere la sua strada, e ogni gara si sta spingendo sempre oltre, perché il nuovo obiettivo è una nuova gara. Quindi ancora non arrivo, perché fino ad ora hai le tue soddisfazioni e lei è l'orgoglio sabiese. Per quanto riguarda l'indifferenza, voglio dire, effettivamente a volte sembra che gli altri siano indifferenti alle conquiste, ai successi che Castellammare e gli stabiesi, perché poi se Castellammare è bella, ci sono gli stabiesi che la fanno bella, e ogni mondo c'è quello e c'è quello, viva Dio, ci sono associazioni come le vostre che pongono sempre l'attenzione al momento giusto, alle persone giuste, eccetera, eccetera. E ci sono le scuole, ci sono questi ragazzi, voi mi avete detto due anni fa un'eccellenza nel campo della pedagogia, e vi dissi Castellammare è una città ricca culturalmente, abbiamo una gioventù e dei talenti sia nel mondo dello sport ma anche nel mondo artistico, culturale, che hanno fatto grande non solo Castellammare, personaggi molto importanti ne abbiamo avuti e ne abbiamo e ne avremo ancora, per cui per questo forse abbiamo Castellammare, perché come al solito litighiamo un po' fra di noi, ci stanno momenti così, ma potremmo migliorare molto la vivibilità di tutti se tutti noi stabilisi avessimo un po' di più e vivessimo un po' di più insieme, ci relazionassimo un po' meglio. Abbiamo parlato di tutto, però una cosa che mi preme sempre dirlo, questi insegnamenti, queste
caratteristiche di noi quando eravamo giovani e adesso i giovani vengono anche dalle persone che ci stanno vicino. Non dobbiamo mai dimenticare che l'interlocutore è importante. E quello con chi ci rapportiamo è fondamentale. Sì, certo. E quello è fondamentale. Si cresce insieme con le persone. L'interlocutore. L'interlocutore è la parte più importante che noi nella nostra vita non lo diciamo perché non ci va di dirlo, però sicuramente quando camminiamo per strada incontriamo qualcuno, è una cosa fondamentale. Sicuramente Angela, oltre alla sua propria, qualcuno sicuramente ha trovato che c'è stata una certa empatia, gli ha mostrato un qualcosa anche con un gesto, con uno sguardo, un qualcosa, e questo ha fatto sì che lei si è sentita carica. Sicuramente forse non mi sbaglio, è questo. Sto forse togliendo. Prima di sentire che poi dopo abbiamo altre associazioni. Sì, sì, dopo abbiamo, abbiamo una sorpresa, abbiamo sì. Dei tre atleti che hanno dato un sito per stare fare l'88, quindi posso dire il mitico per dirlo di campo. Abbiamo pensato anche a lui, cioè, è esatto. Sì, no, perché voglio dire, lui è, ha avuto anche, diciamo, quel fatto, quel bel gesto che ho dato prima nel 2013 e anche questo fatto che non ha avuto nessun problema appena gliel'abbiamo messo. Quindi per noi è un onore, per noi, averlo come iscritto, quindi lui si accetta con noi, lo scegliamo la nostra associazione, al mitico Stabiese, per Pino di Capo, a campione del mondo, nello sport e nella vita. È iscritto all'associazione Stabiese. Grazie. È un gesto che è stato più importante quello prima, non quello che ho fatto. Perché quel gesto che ho fatto per quanto riguarda era un qualcosa che mi è stato trasmesso e quello è stato ancora più forte. Io l'ho visto, sì, ma è un qualcosa che proprio è venuto per... Io quando sono andato a fare la finale ho pensato proprio a questo, se prendo la medaglia era un qualcosa che mi... una cosa normale, per me è normale. Come dicevamo sì. Giordano, prima di iniziare questa serata, sappiamo pure un'associazione che non si chiude in se stessa, ma anzi vuole che, fare una sorta di rete di associazione, come diceva la preside, forse magari uniti insieme si possono ottenere risultati, rimanere chiusi in se stessi, in piccoli gruppetti, no, anzi poi sappiamo pure abbastanza importante come diciamo, associazione, quindi io ne faccio parte in maniera fila. Però grazie a Giuseppino Donnarumma, io volevo magari avere se era possibile. C'è stata, c'è la, la, diciamo, ecco, parliamo un po' di questa associazione RO, sì. Dato da poco, che noi appoggiamo, ecco, grazie alle informazioni che mi avete dato, e, però parliamo un po' di questa associazione, cosa fa, perché si chiama RO. Intanto volevo dirvi proprio che RO nasce qui a Castellammare per servire Castellammare, è un'associazione che si vuole occupare della disabilità in generale e nello specifico di disturbi del comportamento. In prima persona è un argomento che mi interessa in qualità di mamma e quindi l'esigenza che sul territorio è nata proprio da un'esigenza personale. Come si diceva insieme a voi prima, Castellammare è un territorio che offre tantissimo, ma ha anche delle peculiarità. E tra queste peculiarità purtroppo c'è il concetto di disabilità che non viene abbracciato come dovrebbe essere. E rispetto a questa problematica, purtroppo ci sono tante famiglie che ancora oggi sono abbandonati alla gestione autonoma ed individuale di questa problematica e non va bene effettivamente. Non va bene perché in realtà la realtà di oggi ci dà possibilità più ampie e ce le può dare anche Castellammare non dovendoci spostare altrove. Oggi noi nasciamo qui a Castellammare proprio per poter dire a queste famiglie non c'è più l'esigenza di andare lontano, di spostarci, ma possiamo lavorare insieme per aiutarci a vicenda. L'associazione RO vuole fare proprio questo, vuole dare un sostegno forte alle famiglie, occuparsi di questi giovani, di questi bambini, di questi ragazzi, facendolo in maniera concreta, offrendo un servizio a domicilio, offrendo un servizio continuo,
di sostegno e di supporto non solo alle famiglie ma anche alle scuole, e approfitto anche di questo perché c'è anche un riferimento in questo contesto rispetto all'ambiente scuola. Allora, noi aiutiamo questi ragazzi anche dentro la scuola, perché un bambino, un ragazzo che ha questa problematica vive gran parte della sua vita anche a scuola, quindi è importante che gli insegnanti che sono con lui abbiano gli strumenti giusti per poter aiutare la famiglia nella gestione di questi giovani bambini. Quello che è importante in questo momento è capire anche che ci troviamo di fronte ad una realtà che non è semplice da gestire, quindi quando si parla di un bambino con un disturbo del comportamento spesso si fa fatica anche a capire realmente di cosa si tratta, perché non è visibile. Ad occhio nudo fondamentalmente è una disabilità ancora nascosta e quindi anche la famiglia ha difficoltà a capire come intervenire. Ro vuole fare in qualche maniera un lavoro di supporto, di accompagnamento nella gestione di questi bambini, e quindi col territorio di Castellammare noi siamo presenti per lavorare insieme, e Gianfranco in questo è un ottimo collaboratore perché come sempre apre le porte a tutto, soprattutto diciamo a quelle che sono le esigenze di Castellammare, quindi in questo senso possiamo essere grazie una rete che lavora insieme. Grazie a te Giuse che hai avuto questa brillante idea di fare questa associazione, veramente ti ringrazio. Il lavoro di rete è fondamentale, soprattutto se vogliamo ottenere un risultato e se vogliamo fare qualcosa per la nostra città. Di casa, visto che siamo comunque qui nella sede, fatto in via Denza, un grande musicista stabilito. Sì, la mia storia, tra l'altro diciamo, abbiamo il piacere che diciamo, della famiglia Puzzo, Osvaldo è un socio fondatore dell'associazione, quindi il suo studio e anche la sede legale, la sede legale è abbandonata e quindi lo ringraziamo veramente, che abbiamo anche qui la mamma, tra l'altro è una scrittrice che ha vinto anche un premio importante recentemente, quindi voglio ricordare anche Maria Antonia Muccio, un applauso a lei, quindi ancora una volta poi voglio ricordare due associazioni, una la cito solamente, l'altra vorrei che facesse un intervento, l'associazione della comunità Tabor, che è nata proprio pochi giorni prima di noi, con la quale collaboriamo su tante iniziative e chiaramente ha una sensibilità più marcatamente religiosa, ma ci siamo trovati spesso a collaborare su tante iniziative, e ringrazio Daniele Sergio che la rappresenta, quindi fare un applauso a lui. Io vi ringrazio per ospitare il programma che facciamo sportivo sulla Università di Roma. A capire come diciamo anche loro hanno questa sensibilità. Ci danno la sede, ecco, noi sfruttiamo Osvaldo. È un'altra associazione, questa qui addirittura è nazionale, rientriamo nel discorso sportivo, addirittura ha una importanza, io direi è come se fosse la magistratura calcistica, sto parlando dell'AIA, gli arbitri, e noi da anni stiamo collaborando, veramente io ho piacere con Oreste, ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi venendo a Portiere da lontano, ho avuto l'onore e addirittura di presentare il loro 75° anniversario e anche recentemente proprio un convegno con la presenza di autorità come il presidente Nick e tanti altri. Quindi noi qualche anno fa abbiamo premiato anche come eccellenza un arbitro, un assistente arbitrale, cioè un arbitro che addirittura è in Serie A, ma io penso che possa andare anche oltre, arrivare anche nelle competizioni europee, che è Rodolfo Di Vuro, che chiaramente è impegnato, credo che debba andare a Roma per Roma, che deve essere impegnato nelle vicende sportive. Ma abbiamo qui proprio Oreste, io sono contentissimo. Seguire questo rapporto con la sappiamo dell'AIA. Consentitemi di dare prima un bacio a questa signora. Grazie. Che dire, lo sappiamo ormai, è un connubio che dura da tantissimi anni, un po' per titoli familiari nostri, un po' soprattutto per l'affetto che ci lega Gianfranco, per la sua lodevole attività nell'interesse della città, questa è una cosa. Noi siamo quelle associazioni, io l'ho detto anche a scuola, noi operiamo a fianco alle famiglie, alle scuole per cercare di portare questi ragazzi al rispetto delle regole, cosa un po' che diciamo molto difficile in questo nostro contesto. Vita sani, quella è la cosa più importante, quindi io sono venuto con molta tu lo sai, io vengo sempre con piacere, ho presenziato anche delle manifestazioni sportive, veramente bellissimo, e diciamo, noi siamo sempre al vostro fianco, qualsiasi sia la, diciamo, intraprendiamo qualsiasi tipo di attività, collaborazione, siamo a disposizione, perché siamo a disposizione della città, questa è la cosa più bella, io l'ho detto anche ai vari sindaci,
che purtroppo non capiscono quale sia l'importanza di questa associazione. Non è stato, non è avvenuto, però sono impegnati in altre attività. Io è arrivato il messaggio, non sono riuscito a passare. No, vabbè, per problemi, no, diciamo, per problemi personali di salute. Vabbè, comunque portavi saluti il vice sindaco, che anche è assessore allo sport, e comunque anche lui è un attore, è una persona comunque impegnata anche nel campo artistico. Devo dire la verità che comunque in questi primi mesi, devo dire, mi sembra che stia lavorando nell'interesse della città. Forse, ecco, mi dispiace di questi problemini suoi personali, forse però dobbiamo dire che, come abbiamo detto, la direzione pubblica, che anche loro stanno attraversando qualche problema. Certamente governare una città come Castellammare non è semplice. Tu lo sai, sei stato amministratore, io sono stato molto vicino. Non è semplice. Però io dico questo, bisogna comunque cominciare ad avere un, diciamo, io dico solo questo, ci basta poco per migliorare, perché siamo caduti talmente in basso in alcune situazioni che basta poco per migliorare. Speriamo che ci diano un pochettino di conforto anche dal punto in diversi punti, e abbiamo bisogno poco di. Se voi pensate solo, io vi dico una cosa, che in altre città, e lui che è sportivamente molto preparato, le amministrazioni comunali mettono a disposizione gli stadi per i propri arbitri a livello nazionale. Noi da quest'anno portiamo il nome di Castellammare, abbiamo due arbitri in Serie C che non l'avevamo mai avuti, che girano tre assistenti, un assistente in Serie A, e tra le altre cose, dico, ha fatto anche una Coppa Europa League, quindi già ha cominciato a livello internazionale. Ma lì non diciamo di ruolo di Pimonto o di Agen, di ruolo di Castellammare di Stato. Quindi noi presentiamo la parte sana della nostra città, che è tantissima. Quindi io credo, mi auspico che le varie amministrazioni, non faccio colori politici, l'importante è che cerchiamo di modificare queste generazioni, perché abbiamo bisogno di un ricambio generazionale per avere quei risultati che Castellammare. Pensa quanti arbitri vengono a Castellammare. Ho avuto ultimamente Calvarese, che ho fatto fare un giro per la Villa Comunale, ma voi siete dei pazzi, voi avete un paradiso che è Castellammare. Io non vi sento né come terme né come turismo, non vi sento, ma astendo qualche cosa come cantieristica. Dico, guarda, purtroppo è così, hai ragione. Un pensiero vogliamo fare per Angela, però. Sì. Come tanti quelli sapesi che lei ha detto. Io poi mi portavo su quello che giustamente sì. Noi non siamo attenti, non lo siamo. Io guardate, io faccio una guerra con costa. Sembra una sciocchezza, faccio degli esempi, cioè mettono le macchine dove sono gli scivoli per le persone diversamente abili, io non dico che sono diversamente abili, allora dobbiamo essere anche noi. Io ho fatto, dico proprio in Napoli, un cazziatone a un signore che aveva messo la macchina dove sta, dico, lei se sta sulla sedia a rotelle, come fa a passare una persona? Sì. Me lo dica? Dice, però devo dire la verità, ho trovato forse una persona buona che non mi ha mandato a quel paese. Lei dice una cosa giusta, ho sbagliato e chiedo scusa, via la macchina e se ne andava. Ma se lo facessimo tutti, nell'interesse proprio, perché noi non siamo poco attenti alle politiche proprio per quanto riguarda persone, perché ci dimentichiamo, noi pensiamo, noi che corriamo, camminiamo, guardiamo sempre magari a chi sta davanti, io cerco sempre di girarmi dietro, perché è una cosa sana di girarsi dietro, e vedere chi ha dei problemi più di noi, chi ha necessità più di noi, non a caso, lui lo sa, io opero anche nella parrocchia di Sant'Antonio, sono il responsabile proprio dei pellegrinaggi. Mia moglie nella carica, siamo impegnati nel sociale, proprio perché è una materia che a me piace tanto, operare per gli altri, dare aiuto agli altri, chi ne ha bisogno. Soddisfazione. E in questo caso penso che sia una cosa bellissima, un augurio. E che cosa ne posso augurare? Io mi appassiono da qua, io non vedo le Olimpiadi quando vedo le Paraolimpiadi, mi sono entusiasmato per quelle gare, tra le altre cose li ho trovati su a Roccanaso che preparavano con la bicicletta, mi sono interessato, mi sono fermato con loro, è stato un momento bellissimo, ho vissuto un'esperienza veramente, vedere la forza d'animo che c'hanno, sono molto più bravi di me. Ma come diceva Peppino, il fatto che è ancora sano, un mondo ancora sano. È ancora, Quindi, vedere lo sport sì, qua c'è il prototipo del sì. Andare alle Olimpiadi è tutta un'altra cosa, lo spirito olimpico lo si respira quasi, è proprio un qualcosa che ti rilassa, lo vibrare, questo è il mio augurio, ho fatto 5 Olimpiadi, ma lo ti dico, la più emozionante è quella di Rio,
Ma emozionato non per dire ragazzi con problemi, no? No, no, emozionato per dire. Allora, ho fatto il timoniere con i disabili. Mi sono comportato uguale a quello che facevo con i fratelli a bagnare. Per me non esiste. Sarebbe offesa trattare di persone. No, ma il discorso delle volte fare queste cose non è che li fa per offesa, perché non pensano qui, giustamente qualcuno non pensa che chi è nel mio cervello, ma io pensano no, non mi averlo. Io avevo una ragazza con un solo braccio, gli ho fatto fare un esercizio che non facevo neanche e non lo dotavo. Dice tu fai o pulisci la coppa a barca. Che non comincio un braccio. La voglia di merci. Voglio la voglia. In conclusione, l'ultimo applauso lo facciamo, l'ho fatto a Oreste, lo ringraziamo, le altre associazioni, ma un'altra realtà, oltre diciamo a essere, dicevo prima, torniamo ai discorsi iniziali, è una realtà vasta perché si lega a una testata giornalistica che sia a Brescia, ma si occupa a Brescia, a Castellammare, e si occupa di sport, ma non solo di sport, di cultura, di tutte le notizie, quindi io penso che Mario veramente, anche ad Antonio, sì, è il mio ragazzo, ragazzo, spazio, Antonio. Quindi io conosco tantissimo, il piacere quindi, di collaborare con te, quindi dicendo una realtà bella che mi auguro possa crescere sempre di più e parlare quindi delle cose positive che sono a Castellammare e ci auguriamo che siano tante da qui per tutto l'anno prossimo. Grazie, io diciamo che fin quando ci sarà l'associazione Sappia Pure ne sarò fiero membro e porterò anche il nome di questa associazione, perché conosco tutti quanti voi, siete ormai i miei amici, per me il motivo di orgoglio è un'emozione stare vicino a Angela, aver raccontato questa serata. E adesso anche io ti guarderò un po' con l'occhio più attento sui tuoi risultati sportivi. Non parlare di Angela. Però vabbè, poi sul discorso arbitri volevo ricordare che Marco ha studiato lo Sturzo, quindi è in Serie C. Marco Campo, però l'ho lasciato giusto 5 minuti. Lo Sturzo, quindi è un altro orgoglio sempre lo Sturzo, nostra scuola. Dal 62 avanti. Anche Gigi Donnarumma, bravo. Noi adesso dobbiamo anche farci gli auguri di Natale, quindi lo facciamo sempre. Noi di solito abbiniamo questa eccellenza al bellissimo natalizio. Io ho fatto un'eccezione solo l'anno scorso con Sebastiano Somma, con di voi lo facemmo, era la sede arbitri, ci abbiamo quindi fatto in passato e quindi ripeto, dopo siamo tornati allo sport. Noi credo che Maria abbia preparato un opuscolo con tutte le eccellenze che abbiamo premiato, che sono tante, noi ci auguriamo veramente di continuare, di fare quindi tante altre attività questo anno che sta per venire, e quindi io invito tutti, oltre a questo brindisi adesso come ci sarà, e ne prenderemo uno spumante, mangeremo due dolci di Natale, ma ne avremo ancora un altro, siete tutti invitati a breve, prima del 31, credo il 29 e il 30, per chiudere l'anno, e quindi dare un messaggio di augurio perché il 2019 sia un anno per la città di Castellammare, per tutti noi, positivo, e che possa quindi quel nostro, diciamo, nostro motto che dello sempre possa far dare su una città che comunque ha dato tanto, forse piacevole al papà di Cristian De Sica, perché negli anni 50-60 era una città che veramente veniva ammirata in tutta Europa e tutto il mondo, ma noi abbiamo tutte le possibilità di tornare a quei tempi. Io mi auguro che Castellammare veramente possa essere successo. Io voglio evidenziare che Cristian De Sica è stato qui nel 98 quando la Questa Abbia fu presentata alle nuove terre. Dobbiamo cercare speriamo che arrivi anche in quell'arte Sabbia Amore, un amore così grande, e che è anche un segnale, che perché sogniamo per Questa Abbia che inseriamo. Però speriamo che nel 2019, abbiamo detto del sindaco che da poco si è insediato, speriamo che inizi a pensare anche un po' allo sport, alle strutture, a dare la possibilità ad Angelo di non fare tanti chilometri fino a portici. La speranza, ma non è, il palazzetto dello sport che non esiste. Nel 2019 ci saranno le universiadi di Castellammare, sarà sede universiadi. Chissà, e quando fanno? Chissà, magari si apre un'idea. No, ci devo pensare. No, c'è un sacco. Noi invitiamo l'amministrazione a pensarci, quindi il nostro messaggio è questo. Purtroppo la vicina ha bisogno di molto spazio. Ma che spazio c'è? Ci sarebbe, bisogna solo...
lo prendere in gestione. No, ma è venuto a avere 18 anni da qui. Si dice che lo svolge, ma non si svolge il calcio. Posso dello stadio? Quello non era il problema, il problema è tanto dopo posso passare? Stavi là, perché mi devi spostare? Stavo là, no, perché per... Stavo bene là. Devo leggere il sito. Allora, poi ci incontravamo, chi stava tutti. Si sono là. Vai, vai, faccio un po'. Buon Natale, a tutti i sapori.